bentornati in questo nuovo episodio della serie Walking into the Towers. Da poco sono passato in Torri Platino e questa è la prima guerra a cui ho partecipato. Siamo in Torri Platino con il mio TH8 che al momento è in fase di aumento e fra esattamente 5 giorni e 18 ore sarà un TH8 e mezzo. Ho partecipato alla prima guerra di Torri Platino. Il registro è sicuramente diverso da Torri Quarzo e da Torri Oro, ma ci sono delle buone prospettive di miglioramento. La guerra a cui ho partecipato è contro i Dog Eaters, clan italiano che noi salutiamo, Italy Clan War, e andiamo a vedere che le nostre difese hanno retto nella parte alta, nella parte bassa no. La mia difesa è una difesa che dovrò sicuramente cambiare, perché pur essendo un anti 3 stelle mi hanno fatto 3 stelle con un Gowipe, il che è inaccettabile. Quindi andiamo a vedere gli attacchi che abbiamo portato. Io ho 3 stellato il mio pari, ovvero il numero 9, con un Ogowi, municipio 8. Sono andato a stanare con un domatore, con le due velene poste in sequenza sono andato a distruggere il drago. Ho fatto il push dall'angolo praticamente di destra con 3 stelle tutto sommato efficaci, abbastanza easy. Stessa cosa è capitata nel recupero che ho fatto sul numero 10. Anche in quel caso ho fatto un Gohog. Le altre 3 stelle disponibili da guardare sono quelle di Righello, di Saligno, devo ancora imparare bene i nomi. Anche in questo caso lui ha portato un 3 stelle con un Gowipe, utilizzando le terremoto è andato a farsi le sue 3 stelle. Adesso ce lo guarderemo tutto pian piano, anche se a velocità 4 volte più veloce, appunto. Comunque è andata tutto sommato bene, ha portato a casa anche lui le sue 3 stelle. Nelle torri in generale si sta sconsigliando l'utilizzo di Gowipe, in quanto è molto efficace per le 2 stelle, ma non altrettanto per le 3 stelle. Se le truppe non girano in maniera corretta, le 3 stelle non le si porta a casa. Diciamo che fare Gowipe vuol dire avere un 95% di probabilità fare 2 stelle e soltanto il 5% di farne 3. Ci sono dei villaggi che sono particolarmente sensibili a un Gowipe o a Gowiwi, mentre tutto il resto dei villaggi sono sensibili ad attacchi ibridi. Anche in questo caso ha portato a casa un altro 3 stelle e infatti l'ha portato a casa con un Gohog. Scusatemi se mi distrago ogni tanto, ma devo guardare la strada. Con il Gohog si è portato a casa 3 stelle su questo municipio 9 di media entità. Grande Saligno che si è portato a casa, grande Righello che si è portato a casa le 3 stelle. Sto imparando a vedere chi tra le platino meriterà poi degli elogi particolari all'interno dei video. Sicuramente Righello è uno dei candidati. E così Easy si porta a casa le sue 3 stelle.
Bene, personaggio conosciuto perché comunque proveniente dalle Torri Quarzo e non uno qualunque, ex capo delle Torri Quarzo, andiamo a vedere l'attacco di Lancillotto. E vedete che anche in questo caso è stato utilizzato un Hogoui per portare le tre stelle a casa. C'è da notare che degli attacchi fatti da tre stelle durante l'ultima guerra, la metà sono portati da ex Torri Quarzo che sono recentemente salite. Questo perché le Torri Quarzo sono comunque un clan war seppur di fascia TH7 e TH8, ma con una maggior visione della guerra come scopo del clan, mentre le Torri Platino sono il punto di partenza per entrare poi nel clan war superiore, che è Torri Oro. Velocizziamo e anche in questo caso, in maniera abbastanza easy, anzi direi easy, il nostro Lancillotto si è portato a casa altre tre stelle. Il municipio va a cadere coi domatori, rimangono in piedi le ultime due strutture ed ecco il nostro tre stelle. Grande Lancillotto, grande! Di altre tre stelle andiamo a vedere l'attacco di Leandro, che è un co-capo di Torri Platino. Lui ha utilizzato un attacco ibrido, è un Golavalon. Push, velocizziamo, penetra, salto furia e il push va a portarsi a casa addirittura il nostro municipio, se non erro, e poi via di Golava, di Lavalon. Ed ecco, abbastanza, anche in questo caso facilmente, si è portato a casa le sue tre stelle. Direi ottimo inizio quindi dell'esperienza, della mia esperienza nella terza torre, che è Torre Platino, con dei buoni risultati. Farò guerre ancora per indicativamente 6 giorni, perché poi operò il laboratorio e le fabbriche, e quindi per 8 giorni rimarrò a guardare gli altri far guerra. Salutiamo tutti. Salutate YouTube. Vediamo se qualcuno risponde. Tipo Zero, che è un co-capo. Marco, ciao! Anche lui è un nuovo del gruppo. E con questo vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati, a lasciare like e commenti, mi interessano molto entrambi. E che dire? Ci vediamo al prossimo appuntamento sul mio canale Ciccetti2. Ciao e alla prossima!